Salve gente, sono la Russia, eccomi qua su Rome 2 Total War con i nostri greci, città-stato di Atene, che non riesco mai a dire ateniesi. Oh, l'ho detto, ce l'ho fatta, comunque. Eccoci qui. Nell'ultima puntata sono riuscito a vincere la durissima battaglia degli Eratinia contro i difensori dell'Olimpo. E adesso mi appresto a lanciare un assalto definitivo. Io farò. Voglio fare un assedio prolungato. Perché mi potranno fare ancora più il culo. E non mi va tanto. Ovviamente che mi facciano il culo. Possiamo reclutare qualche fanteria particolare. Ma non so, credo di no. Io. Mi andrebbe bene se la furia di Atena si decidesse a recuperare tutti gli uomini persi e darmi una mano, però mi sa che ci metterà troppo tempo. Guardo un attimo. No, non qui, non volevo guardare qui, ho fatto una cazzata. Volevo guardare il mio imperium, quanti eserciti posso creare? Vabbè, ancora uno. Però no, non lo creerò ancora. Io ho bisogno prima però di migliorare un po' la mia situazione con l'esercito. E per questo, molto probabilmente, dovrò prima migliorare la mia economia. Posso fare un peschereccio? Sì. Un pescivendolo, dai. Perché no? Apollonia sta bene. E manca solo Pella. Così conquista tutta la Macedonia. Ovviamente ricordo che i Macedoni sono stati annientati quasi completamente. Quindi non ho più un protettorato. E, una cosa molto interessante. Mi pare che l'ultima flotta Macedone sia qui da qualche parte. Comunque, continuiamo l'assedio. Ah, tu. Fai qualche sabotaggio. Oh, non c'ho i soldi, merda. Canace, stupida. Allora facciamo fine turno. Vediamo un po' che cosa succede. C'è la guerra tra Roma e Cartagine che continua. E se vince Cartagine è una buona cosa. E mi pare anche. It is a terrible thing to spread war across the world, but I beg you, attack these wretches. Oh, vogliono entrare in guerra contro la Lega Confederazione Celtica. Questa zona qui. Vorrei entrare in guerra, ma sono in casini con Cnosso. Appena finirò la guerra e appena avremo fatto tutto quanto, magari una mano ve la posso dare, però. Ora no. Intanto. Sono cambiato un po' di cose in giro di 20 anni, cioè non so quanti turni sono passati, 15. Nella partita, nel mondo di gioco. Praticamente la Macedonia non esiste più. Sì, rapporto commerciale con la Bitinia può andare bene. Una buona cosa, un accordo commerciale. Ora dovrei conquistare i Raptinia il prima possibile, senza troppi inghippi. No, la pace no, non può esserci conosco. Ho ancora un'altra battaglia. Questi qua sono terribili. Forse stavolta riuscirò a farcela un po' meglio rispetto alla scorsa puntata. Continuo ad avere le milizie oplitiche. Frombolieri e al generale che però è al massimo. Boh, vediamo se riusciamo a respingerli. Di nuovo. Però c'ho proprio l'unità messa molto male. Vedrò di difendermi sulla collina. Serragliarmi lì e non lasciarlo passare.
Io a distanza dovrei vincere contro i peltasti, cioè i loro tizi, perché io ho dei peltasti buoni, ho anche dei giavellottisti o frombolieri, non mi ricordo. L'unica cosa che non mi sta tanto bene è che ha troppe unità. E le mie unità sono messe abbastanza male, sono un po' ferite. Con questa era la collina, non ci penso neanche, non posso. Devo stare sulla difensiva estrema. Direi di metterci tutti quanti qui. Mio Dio, sono proprio messi male i miei opiti, eh. Mannaggia. I peltasti e i giavellottisti li metterei qua sopra, davanti. Ho le unità proprio messe male, male, male. Ah sì, dimenticavo te. È il generale che sono rimasti in quattro. Cioè, mi chiedo come non abbia fatto morire il generale nell'ultima battaglia. Cioè, tu sei un careno, porca puttana, sei cazzone, non sei riuscito a morire. Come hai fatto? Vediamo se si avvistano un po' delle sue unità. Anche lui è un po' ferito, però non troppo. Diciamo che combattiamo praticamente fino alla morte, entrambi. Ah, sarà una battaglia molto dura. Non credo dura quanto la precedente, però potrebbe essere dura comunque. Mi aspetto un attacco frontale, io dovrò difendermi. Eccoli qui. Eccoli che arrivano. Manda in prima linea i frombolieri. Che non fanno tanto male, però hanno una buona gittata. E possono essere fastidiosi che all'inizio i primi colpi non fanno troppo male. Però a lungo andare sono tosti. Se ti arrivano troppi colpi iniziano a danneggiarti fortemente l'unità. Tutti ricarica rapida. Arriva la milizia. Ok, tutti quanti dietro. Il nostro generale è sotto attacco. Stanno attaccando il generale. Stop, stop, stop. Se attaccano il generale sono un po' nei casini. Non deve morire. Vediamo un po' la situazione com'è. Io direi di andare all'attacco contro questi. E questi. Il generale lo faccio scappare un po' indietro. E tutti voi vedete di attaccare gli opliti cittadini sul lato. Sta avendo un po' la peggio il nemico. Ok. Bene, bene, bene. Riorganizziamoci meglio che possiamo. Anzi, così può andare. Spear infantry, ready. Ok, i peltasti li utilizzerò per sparare agli altri giavellottisti. I nostri uomini vacillano. Dove? Ah già, voi, cioè, li ho messi troppo vicini, scusa. Merda.
Ho perso un'unità. Ho fatto una cazzata. Dai, subito! Veloce, 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 veloce. At your service. Operatives ready. Spears ready. Ok, ora faccio una carica alle spalle. Agli altri opliti. Leggeri. Operatives. Ok, ce la stiamo facendo. Sì, non è stato troppo complicato questa battaglia, ma mi aspettavo qualcosa di più complicato. Sinceramente, adesso il generale morirà molto male. Veramente malissimo, se vogliamo dire. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Mazzo il generale, poi dopo ce ne andiamo dalla battaglia. Ok. Molto bene. Tutto a posto. Ora inseguiamo col generale tutte le unità possibili. Questi frombolieri qua che mi danno abbastanza fastidio sempre. Ah, ok. Vediamo un po' la telecamera del generale che va in carica. Dai, bello generale. Cantate il mio nome, soldati, dopo questa battaglia. Mi sa che nel prossimo turno riuscirò a entrare senza troppi problemi a Hieraptinia. Guarda il generale. Oh, cantate il mio nome. Stupidi Nossian. Cioè, io gli spiaccico. Non ammazzo il nemico, lo spiaccico. Boh. La cavalleria ha deciso di andare un po' alla cazzo di cane. Dove stai andando? Dai, dai, dai. Dai. Molto bene. Boh. Credo che può andare bene. Città battaglia. Vittoria eroica. Una vittoria gloriosa. Eroica, magnifica. I suoi nemici sono stati schiacciati. Abbiamo vinto. Ci hanno ucciso 87 uomini. E ne abbiamo uccisi 439. Io mi chiedo perché ci sono tutti questi morti per fuoco amico. Ce ne sono sempre. Adesso abbiamo di nuovo dimezzato l'esercito. Direi di uccidere i prigionieri. Nessuna pietà. I raptini ad Elenda Est. Sta arrivando la flotta di supporto. Ci sta lanciando un tornado attorno a sé. E Cartago Nova non so che cazzo ci fa qui. Siracusa si è conquistata tutta la Sicilia. Mi scuso per la gaffa allucinante che ho fatto nell'ultima puntata. Che ho detto che Libaenum in realtà era Taranto. Chiedo scusa. Non è che l'ho fatto apposta, veramente. Ero concentrato nella partita. Chiedo scusa. Spero di non aver offeso nessun tarantino e nessun palermitano. Quindi... bene. Ok, Karen ha aumentato le abilità. E possiamo anche mettere una tradizione. Io direi di mettere formidabili lancieri. Poi di mettere soldato. Buono sulla carica per tutte le unità, che è molto buono. Bene, vediamo di fare questa decisiva battaglia per Hieraptinia. Non possiamo andare avanti per fino all'infinito. L'esercito di guarnigione è stato praticamente schiacciato. È rimasto l'esercito dei difensori dell'Olimpo, qualcosa del genere. Ecco. Infatti combattiamo la battaglia sul campo. È fondamentale saper sfruttare il devastante impeto della unità di cavalleria.
Per questo, quando attacchi con i cavalieri, parti la carica solo negli ultimi metri, cliccando due volte vaffanculo. Le lacrime hanno il peso della parola. Ah, l'ho capita. Però non mi hanno fatto finire di leggere. Tanto abbiamo la flotta della paura di Deimos e gli araldi del Tritone. Questa qua è la formidabile città che tento di conquistare da secoli, che adesso, guardando geograficamente, è molto simile a Apollonia. Anzi, è uguale ad Apollonia. Iniziamo lo schieramento, va bene? Una giornata di sole. Ok. Con... il mio piano è... semplice. Ha un esercito di guarnigione veramente messo male. Nell'ultima battaglia l'ho... è disintegrato e non dovrebbe essere rimasto nulla di interessante. Quello che voglio fare io è sbaragliare la flotta, quella rimasta, due navi, sbarcare, conquistare la piazza e vincere, senza ulteriori spargimenti di sangue. Se arrivano di nuovo l'esercito di rinforzo potrebbe essere un problema, ma se riesco a conquistare velocemente la piazza, la battaglia sarà vinta e Eraptinia sarà mia. Puntiamo tutti quanti su Alcamene. I nostri rinforzi sono arrivati. Bene, e i rinforzi del nemico sono qui. Merda. Ah, dobbiamo proprio muoverci. Può muoverci. Merdaccia. Mi sa che il nemico sbarca subito. Yeah, sbarca. Nessun problema. Ok, il nostro esercito di terra è messo un po' male anche questo, eh. Ci sono rimasti 20 uomini per unità quasi. Ci vorrà del riposo per loro, questo è certo. Non voglio perdere un esercito così formidabile come gli araldi del Tritone. Anche se come nome non è geniale. Hanno già conquistato Apollonia, mi pare, gli araldi del Tritone. Invece i flagello di Atena, i guerrieri di Atena, non mi ricordo come li avevo chiamati, come li avevo fatti chiamare a voi. Tra l'altro ho sbagliato il nome, mi ricordo. Comunque non mi ricordo, l'altro ha conquistato la Rissa. Cioè, guardate quanti pochi uomini sono rimasti. Pure guardate lo stendardo buggato. Mi sa che devo andare col generale, correre in piazza. Devo proprio scappare verso la piazza. Con tutti gli opliti dietro. Tanto, voi due puzzoni mettetevi davanti. I greci non hanno un granché di unità a distanza. Vediamo un po' come sta andando lì lo scontro a distanza. O qua una nave ha deciso di sbarcarsi. Guarda, ho sbarcato tutti quanti uomini. Riesco a colpirvi oppure no? Fate una cosa, sbarca tutti quanti, vaffanculo. Benissimo, continuate a speronarvi a vicenda, navi. Il nostro generale è... Oddio! Aspetta, sono stato un coglione, perché sono sbarcato davanti al nemico? Aspetta, ragazzi, ragazzi, combattete contro il generale nemico. Contro Alcamene. Attacca il corpo a corpo! Correte nella piazza! Guarda come saltano le staccionate e le distruggono. Mi lancia Ripeus.
Anche se non so come si pronuncia bene, o Ippeus o Ippeus. Non so, io non studio greco. Per fortuna, ci mancherebbe solo il greco. Anche se forse è una lingua interessante, ma tutti gli studenti del classico che stanno guardando questo video mi manderanno a cagare sicuramente. Ok, andiamo subito a conquistare la piazza. Uomini, in fretta! Tanto i miei lancieri Feus stanno correndo bene verso la piazza. Sembra quasi quelle scene di Machine Man di Total War. Il che vedi tutti quanti che corrono come dei coglioni. E tutti i Machine Man che ho visto di Total War corrono sempre. Non ho mai visto una scena in cui loro stanno fermi. Corrono e combattono. Tutte le unità a cavallo le vedi sempre. Anche se non so se i cavalli corrono oppure galoppano. Come si dovrebbe dire? Forse galoppare. Muoviamoci in piazza comunque. Il nostro nemico ha perso un punto di vittoria. Ma questa voce qui non l'ho già sentita su Halo? Cioè io mi ricordo che su Halo gli dicevano tipo c'era sempre la voce cazzuta tipo doppia uccisione. Così è la stessa voce. Adesso che ci penso. Noi italiani abbiamo sì dei buoni doppiatori, però sono sempre gli stessi. Missiles ready and waiting. At your service. Advance at speed. Commander. Hippias lances. Dobbiamo muoverci proprio. Oddio. Soldati, voi correte. Boh, vedi, forse riesco anche a conquistare la piazza perché loro non si decidono a muoversi. Guardate le balene! Che belle! Che fighe, ci sono le balene! Presto il forte nemico sarà nostro! Però stanno così tanto vicino alla spiaggia, ma non si arenano. Oddio, mi stanno andando alla carica, alla milizia politica. Dai, carica uomini. Sì, abbiamo vinto. Perfetto. Avrò ammazzato pochissimi uomini. Sì, ne ho ammazzati pochi, però va bene. Al termine delle grandi battaglie si scatenano sempre, quasi sempre, anzi, piogge straordinarie. È vero, l'ultima battaglia mi pare che c'è quella lì grandiosa, c'era quasi la pioggia oppure la nebbia. Molto probabilmente dopo la battaglia c'è stata la pioggia. È stata una grande battaglia. Veramente, una forse delle battaglie più emozionanti che io abbia mai giocato nella campagna su ROM. O su qualsiasi Total War, forse. Oltre molto probabilmente le campagne di Napoleon, che erano abbastanza emozionanti. E oltre a quelle storiche. Comunque, bene, abbiamo conquistato Eratinia. Tra i suoi navali, gli araldi del Tritone. Ok. Finalmente, Eratinia è nostra. Ready for battle. Ora dovrò far calmare un attimo gli uomini, homines, che saranno messi male. Qua c'è pure lo stendardo della battaglia grande, mi pare. Devi guardare. Battaglia di Eratinia, 257 a.C. Vittoria su Cnosso. Che figo! Sono pure le battaglie segnate. Intanto, parliamo di diplomazia. Io direi di proporre la pace a Cnosso. Speak quickly and well. Speak ill or slowly and I may feed your tongue. Peace. Be grateful I do not have your peaceful tongue ripped from your head for speaking such a word. È ancora una guerra, sì, stupido. Ok, ora dovrei fare qualche alleanza con qualcuno. A me l'impero Seleucide non mi piace. Però in teoria potrei farmi un alleato. Be welcome. But may Athena strike us all dumb if we speak anything but truth in our deliberations. Vediamo un po'. Direi
di fare un pattino aggressione. Che è sempre bene iniziare tutti i patti con i pattini aggressione. Perché bisogna. Non è che i Seleucidi mi preoccupano tanto, hanno un territorio piccolo. Però hanno un casino di satrapie, tipo Rodi, Sardi. E poi. Cioè, arrivano fino quasi qui. Perché loro governano questa zona, mi pare. Non tanto. Però tra satrapie riescono a governare tutta questa zona qui, bella grande. E quindi, siccome i Seleucidi sono una potenza imperialistica, bisogna fare attenzione. Il Parganon vorrei essere partner commerciale. Non mi sta bene, allora facciamo prima un pattino aggressione. In qualsiasi momento in un conflitto, puoi usare quest'opzione per chiedere a una Ah no, l'avevo fazione già di prendere fatto. parte alla guerra che stai combattendo. Potrai quindi Sta farti zitta, aiutare da zitta, nuovi zitta, alleati. zitta, zitta. Ok, bene. Ora dovremmo puntare gli occhi su Pella, la Confederazione Celtica. Ok, innanzitutto qui a Hieraptinia c'è un. Vediamo un po' cosa c'è. C'è un porto commerciale, molto bene, ci darà tanto oro, tanto tanto. E poi sì, su Creta ci sta. Poi c'è la fattoria. E infine c'è un altare di Poseidone. Io direi molto buono. Il è buono. A Polonia io volevo fare lì il porto navale, l'ho fatto già. Ho la me mente molto. Una memoria a breve termine messa male. E ok, tutto a posto direi. Ora andiamo qui con la furia di Atena. No, Is that all? il prossimo turno volevo prendere qualche unità nuova. Tanto stanno diventando felici, tranne ad Atene. Cosa mi rende adesso Patchell, get to infelici, it then. uomini? Ok, vediamo un po'. Per gli schiavi e per la conquista. Ah, no, ma perché ho conquistato Hieraptinia. Il turno successivo dovrebbe essere a Ready posto. for Intanto gli orders. araldi e il tritone devo migliorarli. Renderò ottimi cecchini. E li chiamerò come? Dovete anche scegliere voi il nome. Forse questa. Sceglierò bene il nome, forse me lo ricorderò. Volevo cambiare la visuale, però ho schiacciato QQQ. E li chiamerò la sono maiuscolo, mi viene la. Ah, ecco, la. Non lo so. Scegliete voi il nome. Vuole inventare qualche nome Skills, of decente, però course. io faccio schifo, ok. Muoviamoci dunque. To the sea and all its pleasures. Ah, molto bene. Il è bueno. Viaggio qua su a nord, ok. Can I be of more assistance? I E seek ok, rest. torniamo. Intanto, Seleucidi sono in guerra con Alessandria. Stanno assediando Alessandria? L'Egitto sta cadendo. Bella merda. Perdere un partner commerciale così grande come l'Egitto non mi va. Sì, se le uccidi sono veramente importanti adesso. Ah, mi stanno attaccando gli amici dell'Enereidi. Io direi di far fuori gli amici dell'Enereidi. Ed ecco che la barca va giù. Glup glup glup. A picco. Io direi di uccidere i prigionieri senza pietà. There is much virtue in wealth and profit for all, as you will surely La see Libia after a moment's vuole thought. un accordo commerciale, però vuole in cambio dell'oro. Non mi sta bene.
Ora direi di richiedere un pagamento di 1000. Facciamo così, richiedo un pagamento di 1000. Non vi sta bene, io mi incazzo. Tanto che ci fanno qui i macedoni. Almeno quello che ne rimane dei macedoni. L'ultima flotta macedone. Vuole conquistarmi? Ah. Però mi dispiace vedere Alessandria. No, è caduta Alessandria. Can you not see? Together our armies could be nigh invincible. The world will tremble before our collective might. Ok. Che bello. Ah, I knew we could agree. Let us go and give thanks to Dionysus, for there is good wine here. Bellissimo. Il bello che ho fatto, abbiamo fatto un accordo strano, praticamente lui mi ha chiesto, ah, c'è così, fatto in un'aggressione, però tu mi devi dare 100. Siamo finiti con, fatto in un'aggressione, però lui mi deve dare 100. Cioè 500, sono un diplomatico astuto. Knoss è stato distrutta, pestilenza e sovrappopolazione, dove? Accordo commerciale sciolto con l'Egitto, tristes. Macedonia. Ok, ora posso costruire qualcosa in più nella zona. Larissa. E direi di... Non lo so, cosa possiamo costruire? Un'officina, perché no? Però in futuro, non adesso. Tanto ad Apollonia aumento il tutto. Intanto cosa stiamo ricercando? Economia. Turno successivo vedrò un po' di cambiare. Tanto direi che possiamo iniziare a costruire, non creare forze, ma a costruire qualche unità in più. Degli arcieri magari, che ne sono un po' stanco di tutte queste unità stupide. Tanto possiamo anche, abbiamo gli opliti, i picchieri e gli opliti. Io direi di fare anche un po' di picchieri. Volevo rifare tutta la mia formazione bene. Clistere ha bisogno di un'abilità nuova. Chi è Clistere già? Oh, Clistene. Dove sei Clistene? Gli araldi del Tritone sei tu, Clistene. E... marinaio. Che così il costo delle unità navali è diminuito per lui. Ora... qua ci sono dei romani puzzolenti a quanto pare. La legione... ottava di Maria. Tanto qui stanno recuperando bene. E quanti turni mancano? Ripristino totale quasi tutti uno. Alcuni due, però alcuni uno. Quindi molto bene. Qui 5. Facciamo prima un periodo di pace lungo e prosperoso. Rimettiamoci a posto l'esercito e poi dopo possiamo di nuovo ridominare il mondo. E innanzitutto direi di conquistare Pella, Pulpudeva e Anteia. E infine possiamo mettere gli occhi su Sparta. Anche se sono veramente tosti. Quindi ci sentiamo alla prossima, gente. Dall'Ares tutto. Ciao.